Hola, che tal? Bella ragazzi, com'è? Ci siamo? Mi sentite? Sì, sembra che il radio stia funzionando. Benvenuti ragazzi in questo live di martedì 8 agosto con questo Pokémon Presents che è stato annunciato qualche giorno fa o settimana scorsa, se non sbaglio. E appunto abbiamo già il link, nel senso che adesso sto guardando il canale ufficiale inglese di Pokémon, visto che hanno già messo la premiere. Io intanto sto aggiornando invece la, come si chiama, la pagina, invece quella italiana, che non ho ancora messo nulla. Anzi, volendo adesso passo un attimo alla schermata di YouTube, 2 secondi. Salutiamo tutti i ragazzi in chat che ci stanno guardando. Julie Angel e Moddino e Ugi. Grazie ragazzi per seguirci. Allora, aggiorno un attimo il link per mettere quello. Ah, ok, ce l'ho già quello inglese. Ok. Allora, Pokémon Presents inizia tra circa 25 minuti, inizia alle 3. Che carino Puzzle Bubble dietro, vero? Perché ho trovato una Wii da un signore, l'ho presa e mi sono reso conto, cavolo, ci sono anche i giochi del Nintendo sopra. E quindi ho messo, poi anche perché ho deciso di metterci un po' questa sensazione tipo da sala giochi. Intanto faccio partire anche il nostro sottofondo, se no rimaniamo senza niente. Ok, allora ragazzi, tra poco inizierà la live del Presence. Io intanto stavo cercando su internet alcune predizioni. E poi magari chiedo anche a voi cosa ne pensate di cosa potrebbero presentare oggi. Dato che comunque quest'anno il Presence c'è già stato a febbraio per il Pokémon Day, perché come al solito fanno il Pokémon Day che è durante l'anniversario di Pokémon, che appunto è verso la fine di febbraio. Allora, già il mio presentimento, e leggendo qualcosa anche online, è che allora, hanno annunciato il Pokémon Presents con un logo glitchato della live, cioè della presentazione. Appunto, viola neone glitchato. Quindi l'unica cosa viola che mi fa pensare a Pokémon potrebbe essere Mew e Mewtwo. Vabbè, Mew meno perché è rosa, però Mewtwo è viola, quindi ha più quel colore proprio viola scuro. Potrebbe essere relativo a qualcosa a Mewtwo, dato che leggevo su internet che nelle regioni asiatiche hanno già rilasciato dei annunci ufficiali. In giapponese o in Corea, adesso non mi ricordo, di un nuovo Terraride su Scarlatto e Violetto di Mewtwo. Quindi potremmo aspettarci già quello oggi come annuncio, che ci sarà un nuovo evento, appunto, che magari durerà per tot settimane, dove si potrà sconfiggere e catturare Mewtwo appunto su Scarlatto e Violetto. L'altra cosa che però mi è venuto perplesso è il fatto che di solito i Terraride li mettono quando fanno questi Pokémon speciali tipo leggendari. Di solito li mettono quando c'è qualche occasione. Cioè, nel senso, mi sembra un po' strano che lo mettono soprattutto ad agosto il Mewtwo nei Raid su Scarlatto e Violetto. Quindi secondo me è collegato a qualcosa. Potrei dire una stupidaggine, ma potrebbe esserci qualcuno. Ci pensava, però non ne sono totalmente sicuro, che potrebbero aggiungere la prima generazione. Ops, ho rotto il telefono. Potrebbero aggiungere la prima generazione di Pokémon, quello per Game Boy, sul Nintendo Switch Online. Tipo mettere blu, rosso e giallo, o blu, rosso e verde, o solo giallo, non lo so. Potrebbe essere. Che secondo il mio aggiornamento potrebbe avere senso.
attimo che c'è Twitch che mi sta segnalando un messaggio e porca miseria, non esco. Allora, consenti? Non vedo l'ora di sentirli dire. Anche quest'anno Pokémon Go Fest a quel paese, quest'anno Go Fest è il 9 al 9 agosto in Antartide. Allora, io sì, sentivo ultimamente che ci sono un po' di problemi con gli account, nel senso che molta gente sta venendo erroneamente bannata. Poi non so se è legittimo o vero, nel senso che chi viene bannato dice, usa la scusa, ma non ho fatto niente di male, poi si scopre che barava. Però vedo che ci sono tante persone che si stanno lamentando, quindi potrebbe essere un problema. Ed è succede sempre così, quando ci sono degli eventi importanti, c'è tanta gente che gioca. Succede che magari servono in tilt e quindi succede qualcosa che non dovrebbe succedere, tipo server vanno offline, manutenzione in corso durante gli eventi, tutto va a quel paese e buona. E quindi la gente si lamenta. Comunque, io ho avuto questo presentimento qua per il fatto che potrebbero annunciare il Terra Raid di Mewtwo su Gen 9, però stavo leggendo adesso online qualcosa relativo appunto alle predizioni. Allora, sicuramente oggi non ci saranno probabilmente annunci di nuovi giochi. Nuovi giochi nel senso sono i giochi principali. Forse qualche spin-off potrebbe essere, però non ne sono totalmente sicuro. Secondo me potrebbero essere magari più annunci su aggiornamenti, eventi di giochi già presenti o comunque eventi che arriveranno. Però, ad esempio, vedo già online una lista di possibile a metà presentazione Pokémon Sleep, Cafe Mix e Unite. Quindi probabilmente nuove aggiunte o nuovi aggiornamenti di eventi. Pokémon Stadium 2, che potrebbe essere confermato come questo gioco del mese del Nintendo Switch Online per Nintendo 64. Nuovi aggiornamenti su Detective Pikachu 2, che era stato già annunciato al Presence appunto di questo febbraio, con più dettagli. Questo mi sembra poco probabile, però potrebbe esserci un Pokémon Legends, come quello appunto di Legende Arceus, però con Yoto. Poco probabile comunque. E poi ovviamente tutte le introspettive su nuovi annunci sui DLC di Scarlatto e Violetto. I release di agosto e ottobre. Questo è il primo che ho trovato, che potrebbe essere. Voi cosa ne pensate? Non so perché c'ho sta fissa qua che potrebbero mettere appunto finalmente i giochi Game Boy Pokémon su Nintendo Switch Online. Anche perché tra l'altro adesso ultimamente sto giocando al primo dei due, Legend of Zelda Oracle of Season e Oracle of Ages, che a sorpresa sono stati rilasciati, cos'era? Era giusto tipo 2 o 3 settimane fa. Infatti quando sono andato in vacanza, io sono andato in vacanza giù, perché io sono di Milano, sono andato giù in Emilia-Romagna a Gemmano in collina. E mi sono messo a giocare appunto a Oracle of Season, il primo dei due. Cioè, sono in realtà due giochi paralleli, proprio che sono usciti assieme quando era sul Game Boy Color. Però ho iniziato con quello. Io l'ho visto che nella foto dell'online Nintendo mandato per posta. Oltre al Raid di Mewtwo si vede pure il gioco del TGC del Game Boy. Ma non mi ricordo, ma era già stato rilasciato come si chiama? Il gioco di carte collezionabili, quello che era uscito per il Game Boy. Perché mi ricordo che il primo che avevano fatto era proprio uscito prima sul Game Boy. Aspetta che prendo un attimo la Switch, che così vedo. Che guardo un attimo. Adesso non lo vedete perché ho dovuto staccare la scheda video. No, non c'è ancora. Infatti ci sono Tetris, Wario Land, Super Mario 2, Super Mario Land 2, Metroid 2, Link's Awakening, Kirby's Dream Land, Alone in the Dark.
Gargoyles, Kirby e poi Zelda. No, quindi non c'è ancora. Mi sembra che l'avevano già annunciato. O forse o ricordo male. Che avrebbero aggiunto appunto i giochi di carte collezionabili per quello per Game Boy sull'online. Provo a vedere qualcos'altro, tipo su qualche altra informazione online. No, questa è una pagina della diretta. Il gioco del Game Boy TGC al momento è solo su 3DS. Ah, cavolo, è vero! No, adesso mi ricordo, non l'avevano annunciato, però l'avevano fatto vedere nella lineup dei primi giochi che sarebbero usciti gradualmente per il Nintendo Switch Online del Game Boy. Fammi cercare Nintendo Switch Online Game Boy lineup. Sì, infatti vedo che ci sono tutti quelli che dicevo prima, è Pokémon 3D Card Game Coming Soon. Quindi sì, l'hanno fatto vedere, devono ancora dire quando verrà rilasciato. Non c'entra nulla, ma come faccio a catturare Suicune in verde foglia? Ho catturato i tre generi Mewtwo, ma oltre a mettere un Pokémon livello 50 come prima, non ho ben capito come fare. Non ci ho mai giocato, scusate. Allora, guarda, io mi ricordo che ci ho giocato da ragazzino, praticamente su verde foglia, ok, su rosso fuoco e verde foglia, questo me lo ricordo ancora, per trovare i tre cani leggendari, ne puoi trovare uno solo per salvataggio in base a quale starter prendi. Quindi, allora, forse è tipo una cavolata, nel senso che in base allo stato che prendi, quando completi il gioco, cioè batti la lega, eccetera, se poi inizi a girare in giro diciamo, tra l'erba alta, nei posti selvatici, c'è la possibilità che incontri appunto uno dei tre cani. Adesso non mi ricordo se, tipo, se prendi lo starter tipo fuoco, ti dà diciamo quello dei tre del tipo opposto. Quindi se prendi ad esempio Charmander dovrebbe darti Suicune, se prendi Squirtle dovrebbe darti invece Raikou, e se prendi invece Bulbasaur dovrebbe darti Entei. Adesso non lo so, o forse te lo dà dello stesso tipo dello starter, però comunque il fatto è che i cani sono sempre in giro, cioè ogni volta che tu cambi luogo, città o cioè cambi percorso, proprio quando vedi il cartellino che cambi percorso e entri in una città, ti dirà, cioè ti dirà, scusatemi, praticamente la posizione cambia ed è tutto completamente a caso, cioè potrebbe seguire un percorso oppure potrebbe saltare da una parte all'altra della mappa. Quindi il mio consiglio per poterlo trovare è, vai in un posto, vai nell'erba alta, se non è nel primo incontro il leggendario, esci dal percorso e rientra. E tu fai così finché non lo trovi, perché se c'è il leggendario nella zona in cui sei nell'erba alta, è per forza il primo incontro selvatico che hai. Quindi se questo può essere di aiuto. Però comunque, adesso te l'ho detto così perché io mi ricordavo così. Però se cerchi comunque su Google ci sono le soluzioni. Anche perché non siamo come una volta che non c'era internet, quindi dovevamo affidarci alle riviste. Allora, è uscito il link anche in italiano. L'unica cosa, infatti adesso ritorno un attimo sul canale di YouTube, così abbiamo già il link pronto. Perché almeno ce lo guardiamo con i sottotitoli in italiano. Ok. Così poi ritorniamo alla schermata di YouTube quando parte. E va bene. Allora, mancano circa 10 minuti.
E niente. Quindi allora io questa tabella, queste qua le posso chiudere. Guarda un attimo se c'è qualcuno che mi fa notare qualcosa o nulla, però vedo che già dalla chat rispondete, quindi perché quando ho iniziato a fare le live un paio di anni fa avevo sempre problemi che tipo l'audio si distorceva, non so perché. È una roba che frattanto faceva il programma di streaming, cioè nel senso l'audio si sentiva bene direttamente dal microfono, però se andavo invece a sentirlo sul programma si sentiva bene, in live invece era tutto distorto, glitchato, eccetera. Riprendo un attimo la messa a fuoco, ok. Sì, perché sto usando la mia fotocamera professionale. Che ha il tracking perché c'ha il fuoco automatico quando filma e quando non filma perché è collegato con un cavo HD devo usare il tracking per fare tracking facciale per tenere a fuoco a me e niente. Oppa. Tra l'altro, ultimamente sto andando ai mercatini dell'usato per trovare tanta roba retro. Perché, boh, mi è partita la mania di avere i giochi retro. Infatti sono pieno di pieno di giochi e ne sto cercando altri. Ce ne sono alcuni che mi ricordo che sono anche molto famosi, che però non si trovano. Cioè, nel senso, io vado ai mercatini e trovo sempre gli stessi. Quelli che hanno tutti. Però quelli particolari tipo i JRPG e cose così, niente, non li trovo. Infatti la Wii l'ho trovata da poco, cioè nel senso che ce l'avevo da ragazzino. Poi sono andato al mercatino e ho visto un signore che faceva lo svuotacantina e fa: "Oh, capo, quanto fai la Wii?" "Va, dai, ti faccio. Dammi 2 euro, va bene, dai, te la prendo." Sono riuscito a trovare anche un paio di giochi, tra cui Wii Sports, Wii Play e Mario Kart. Mario Kart è quello proprio. Mario Kart Wii. Quello è proprio quello che tutti vogliono se hanno la Wii. Cioè, non puoi avere la Wii se non hai Mario Kart. Allora, io vado ad andare un attimo direttamente qua. A vedere se magari è partito qualche countdown, ma probabilmente tra 2 minuti parte. Ciao, guardo altre predizioni, così vediamo se. Pokémon Presents August 2023. Predictions. Cerco sempre in inglese perché ti dà più risultati. Ok, 5 predizioni. Allora, ovviamente abbiamo sempre altri. Oh, che palle i cookie. Vabbè, accetta, dai. Abbiamo sempre altre informazioni su DLC di Scarlatti Violetto. Nuovo trailer per Detective Pikachu, va bene. Possibile tease per un remake di Gen 5. Novità su Pokémon Sleep e novità sul TGC Pokémon 151 classica e fiamme ossidiane. Allora, se farebbero un remake di Gen 5, che leggevo che qualcuno faceva come si dice, facevano degli indovinelli per. Un attimo, mi si è impallata la pagina. Ah, tra l'altro mi sa che mi conviene mettere lo schermo intero perché nascondi chat. Ok.
Ah, non posso ancora, va bene. Così non ho la chat che va. Non me lo fa mettere a schermo intero al momento. Questo se faccio il codice per l'incorporamento? Però non mi appare la schermata, vabbè. Perché se no dovrei fare. Dovrei fare così. Ah, me l'ha copiato. Ok. No, allora faccio così. No, comunque dicevo, se farebbero un remake di Gen 5. C'era qualcuno che puntava un po' a fare degli indovinelli, nel senso di quelli che sanno queste cose qua, che potrebbe esserci, ma spero che non sia qualcosa fatto da Ilka, perché io sì, ho il remake di Diamante Perla, o meglio, ho quello di Diamante soltanto, e devo dire che diciamo che è letteralmente giocare al gioco del DS, cioè non ci sono. Non ci sono novità. Cioè, è letteralmente il gioco del DS fatto semplicemente 3D, con tutto quello che c'è normalmente. Quindi non ho giocato niente di nuovo. Però mi è stato utile per cercare gli shiny. Perché c'è un metodo che ti permette appunto. Cioè, legito nel senso che non. Ti serve semplicemente o una videocamera o una scheda video, come faccio io per gli streaming. Praticamente usi la videocamera per far analizzare. Come si chiama, lo sbattito del papa del tuo personaggio, e che ti permetterà appunto di capire quando premere il tasto A per trovare lo shiny. Infatti adesso ho due Arceus Shiny, che uno ho trovato questo inverno quando l'ho fatto il primo per me, e adesso ne ho un altro che l'ho portato su Scalateo Letto, e se faremo tipo questo weekend delle live appunto di Scalateo Letto con i giveaway, possiamo anche givare Arceus Shiny. Allora, mancano 3 minuti. Però nel frattempo vediamo ancora qualcos'altro. Qualcos'altro sempre di predizioni, cosa potrebbe esserci tra poco. Poi scommetto che comunque ci saranno tipo altri 5 minuti di countdown che faranno quando parte le 3. August, queste le date. Allora, secondo anniversario di Pokémon Unite con l'annuncio di Mewtwo. E questo mi sembra che sia già una roba confermata. Pokémon Go Fest e Mega Rayquaza. Ok, quindi questo qua, se non sbaglio, è già stato annunciato qualcosa del Go Fest. No, no, non del Go Fest, dei campionati mondiali. Abbiamo fatto il post ieri sera. Ieri sera è uscito un post nuovo su un evento dei campionati mondiali, che ci saranno Passi Minion come nuovo Pokémon in entrata nel gioco. Ci saranno anche appunto nuovi Shiny, tra cui Scraggy. Anche. C'era anche uno nuovo di Shiny, se non sbaglio. Ah, beh, ovviamente Pikachu con la maglietta per il campionato dei mondiali. E papà. Però forse devono ancora fare l'annuncio, diciamo, a video in live del GoFest. Poi aggiornamenti su Pokémon Café Remix. Aggiornamento per il quarto anniversario di Pokémon Masters.
Pokémon Sleep con trailer evento. E ovviamente anche DLC di Scarlatti Violetto, dove il primo verrà rilasciato appunto in autunno 2023 e il secondo in inverno 2023. Però qualcuno dice che potrebbe esserci appunto il gioco che uscirà l'anno prossimo. Quindi probabilmente un remake o un oppure uno spin-off. Allora, andiamo a vedere in che stato è la diretta, che adesso mi si dovrebbe aggiornare. Inizierà a breve, ok. Così adesso vediamo se possiamo mettere la schermo intero appena parte. Allora, devo chiudere questa finestra qua. L'audio un po' troppo alto. Alzo giusto un po' il volume. Mi ho delle cuffie. Ok. Ci siamo. Dai, vediamo. Spero veramente appunto qualcosa di bello. Però magari lo mettiamo a 7:20, giusto così, non in automatico. Come on, come on. 1, 0. Volume al massimo. Signore della Pokémon Company. Nella presentazione di... Ah, no, non voglio i sottotitoli in inglese però. Da qui Pokémon Scarlet Violet, ok, quindi prendete DLC. Prima di tutto, il fine settimana dei campionati mondiali Pokémon 2023 è finalmente alle porte. Ecco un video per voi. Ok, quindi probabilmente faranno vedere le robe che abbiamo scritto ieri. Mappy International. Siamo felici di portare i campionati mondiali Pokémon a Yokohama in Giappone. Per la prima volta. Dopo pochi giorni, più di 1000 allenatori da ogni paese partiranno per puntare al titolo di campioni del mondo. Pokémon Scarlatto e Violetto. Ah, ok, quindi del gioco, delle carte e anche di Pokémon Go. E anche di Unite. Si porteranno a casa la linea di prodotti esclusivi di quest'anno. E vabbè, allora. In onore del duro lavoro compiuto nel corso della stagione per arrivare ai mondiali. Tutti i partecipanti riceveranno anche uno speciale kit di benvenuto. La dimentichi della carta promozionale inclusa nel kit è stata Festa dei Campioni, con un'installazione esclusiva ispirata ogni anno alla sede dei mondiali. Ora, per la prima volta ci sarà una nuova carta Resort Paradiso. I partecipanti riceveranno anche l'ambito peluche di Pikachu dei mondiali, basato sull'illustrazione dell'evento di quest'anno. Con il ramen. Per chi non parteciperà per questo peluche di prodotti esclusivi, sarà disponibile a Pokémon Stadium dei mondiali più grandi di tutti. La luce del 10 agosto, mentre i migliori allenatori si sfideranno a Yokohama, invitiamo la comunità globale a festeggiare i Pokémon insieme da casa e a seguire le nostre dirette dell'evento. Dall'evento. Ora passo parola a Rikia, responsabile dei progetti in Giappone. Ci metti il programma Yokohama Minato Mirai a partire da oggi. Grazie Chris. Per festeggiare i campionati mondiali Pokémon 2023 abbiamo organizzato svariati eventi qui a Yokohama Minato Mirai. Stiamo collaborando con varie strutture di Yokohama per far sì che i visitatori possano godersi l'atmosfera. Troverete tante aree in cui scattare foto,
Splendida integrazione intorno alle stazioni di Sakug. Ah, non sono riuscito a leggerlo. C'è dai campionati mondiali. Additionally, we'll have a specially equipped luxury cruise ship docked at the quay for you to enjoy during the competition period. Pure la nave da crociera. Date un'occhiata da Pokémon Trainer Cruise. Troverete tante aree dove gli allenatori di tutto il mondo potranno incontrarsi e socializzare per fare scambi e lottare sulle loro console Nintendo Switch, con i loro mazzi del GGC Pokémon. Ci sono stati altri eventi in programma, tra cui parate di Pikachu. Questa è la famosa parata. Un'estate fantastica insieme a Pokémon Yokohama Minato Mirai. For more details, please visit Per le tue informazioni visitate il sito dedicato agli eventi speciali. E Finally, I think infine, Chris, ci teniamo a dire che. Non vediamo l'ora di vedere. Ah, ok. Mi piace se si diceva qualcosa tipo remake, cose così. Un ultimo video dei campionati mondiali. Hi, I'm Andy Ghost from the Pokemon Non Company Coppa Canada. International. We're thrilled to Non vediamo bring l'ora di Pokémon riunire il together. mondo We Pokémon have per la our prima new short volta animated della series nostra nuova serie called animata Pokémon breve Pokémon verso la Cina. Al Yokohama Pacifico, Yokohama, l'11 agosto, alongside durante i campionati mondiali Pokémon. Quindi, mostrano anche l'anime. Pokémon Path to the Peak is a tale that Il brings gioco di carte e collezione di thrilling Pokémon prende vita in un adventures mondo mai never visto seen prima. before. Set in the compelling La storia è world of ambientata nel mondo delle lotte Pokémon competitive di Unite GCC Way, the Pokémon. story of our hero Segue la nostra eroina struggles with Ava natural mentre scopre il talent proprio alongside talento her partner insieme al suo Pokémon Pokémon Coach. compagno Oddish. With the support of Con il family, supporto della sua famiglia, community, della and comunità friends, di nuovi amici, she sets her si goal pone to climb l'obiettivo di the raggiungere la top. vetta. Ecco Here's a sneak peek. un anteprima. I know it's tough moving to a new place, but think of Ma è it as a come un new nuovo start. inizio. Try new things, Fare. make new friends, Tanto pensavo fosse tipo eventually proprio un anime, find your place. invece è Challenge accepted! tipo Welcome un'animazione to the Pokémon Club! We all play together? occidentale. That's awesome! I know, right? So the new girl Così non lo can sa win. giocare. How would you do in a real Perché è una competition? competizione vera. Championship C'è un points on point in the line. palio. In arrivo. Look out for Pokémon Path to the Peak. Un po' di Pokémon verso la Cina. Il primo episodio sarà inoltre disponibile in tutto il mondo l'unica cosa su YouTube. Non vediamo l'ora di avervi tutti insieme a noi in questo viaggio. Ah, sono curioso anche di sapere qual è lo studio che fa l'animazione. Speriamo che siate tutti emozionati quanto noi. Ora, le ultime novità sul ritorno di Pikachu decisamente sfrontato, ok. Detective Pikachu. The name's Pikachu, and I'm what you might call Mi definirei un grande detective. I live and work in Rime City, where humans and dove esseri umani e Pokémon convivono side in armonia. Questo posto here, piace a tutti, non solo per l'ottimo caffè. Quando sono impegnato con casi da risolvere, cerco indizi sulla scomparsa di mia compagna di indagini, Harry. Non è mica una passeggiata. Volete sapere più su di me? Posso dire. First, here's Tim. Tim. My partner at the moment. For some reason, Tim can Io non capisco quello che dico, anche se è un essere umano. And this guy right here, Questo è Harry. He's Tim's dad, Poi Tim è che ci crediate o no. Then we got Tim's mom, Qui abbiamo la madre di Tim, Irene, e la sua sorellina Sophie. Sofia. There's also Rachel, Poi c'è anche Rachel che va all'università con Tim. Così riesce ad suo padre, Howard, il sindaco di Rhyme City. E ci sono solo alcuni personaggi interessati che si possono incontrare qui. Ora lasciate che vi spieghi cosa facciamo io e Tim. Ogni volta che succede qualcosa, Tim parla con la gente, io parlo con i Pokémon. E poi lavoriamo insieme. Sono il nostro taccuino per risolvere il caso. Riusciamo a definire siamo i migliori a scovare ogni indizio. Ma anche i migliori servono a posa di tanto in tanto. Possiamo risolvere anche i casi più difficili in un lampo. Ah già. Guardate, poi c'è un altro nelle indagini. Per esempio Growlithe. Sospetti grazie al suo olfatto sviluppato.
Devo proprio fare il fumettino proprio verde, tipo da puzza. Non potete darci una mano. The Hat Cafe. It's a famous coffee house in Rhyme City, and I'm their best customer. Oh, that first cup in the morning really hits the spot. Looks like trouble's brewing. Dove di guai. We just can't catch a break. Seems like another big mystery is unfolding in the city. We just want to find Harry already. If you want to know what happens, dovete sapere cosa succederà, dovete aspettare fino a 6 ottobre. Ok. Quindi 8 ottobre. Non so se è la voce di Ryan Reynolds, però potrebbe essere interessante. Sarebbe stato divertente se avrebbero lasciato la sua voce, perché lui aveva fatto la voce di Detective Pikachu nel film. Poi lui è anche un comico, quindi. Detective Pikachu returns for Nintendo Switch Systems. Sì, per il preordine su Nintendo Shop e nei negozi che partecipano all'iniziativa. Per scoprire cosa succede dietro ai misteriosi casi con cui questi due hanno a che fare. Next, we have a number of announcements and updates to share with you. Ok. È l'anime, ok, sì, Orizzonti, Pokémon Orizzonti. Comunque, ne sentivo parlare bene comunque dell'anime, nel senso, a parte che tipo, se non sbaglio questo è il primo anime senza... senza Ash, cioè nel senso l'hanno mandato tipo in pensione. Ah, pure Rayquaza Shiny hanno messo. Perché sembrava... mi sembrava tipo Bison, non so perché, quello di Street Fighter, col berretto, quello da capitano. Girano la voce che la nuova protagonista dell'anime sarebbe stata la figlia di Ash, ma esattamente quando l'ha fatta. Esattamente. Ash ha sempre avuto 10 anni, praticamente. Allora, qua c'è un volume un po' basso. Allora, Go Fest Londra, Osaka e New York. 26-27 agosto si terrà in modo globale, ok. Sabato 26, domenica 27. E Dianse e Mega Dianse, ok. Interessante. E Mega Rayquaza, ok. Questo era già stato predetto. Quindi speriamo parteciperete tutti una volta che... What? Oro, argento, rosso e blu, ok. Diamante, perla, bianco e nero. Robine, ah no, XY, sole e luna, ok. Remake. Ah no, ok. Fanno gli starter di Gen 9 per Pokémon Go. Sì. Beginning in September, Pokémon first discovered in the Paldea region will be appearing in Pokémon Go. Suit up for adventure. Stavo pensando, oddio, adesso metto tutti i giochi della serie. From Kanto to Paldea. Anche se era anche poco fattibile come cosa. Ok. Pokémon Unite, ok, secondo anniversario, quindi penso che facciamo vedere anche il Mewtwo che avevano detto. Agguato selvatico. Questi compagni di squadra proteggete Tinkaton dai Pokémon selvatici. Plus,
Oh, ok. Allora, Mewtwo diventa in Mega Mewtwo X, che può essere, che può usare le sue mosse di rapida successione, gli avversari non avranno tregua. Potete ottenere la licenza Unite X di Mewtwo grazie a un evento speciale a partire dal 17 agosto. Sarà possibile ottenere la licenza Unite Y di Mewtwo, che permette a Mewtwo di Mega Evolversi e Mega Mewtwo Y. Uno stile di lotta diverso da quello di X. Continuerà a evolvere anche dopo il suo secondo anniversario. Abbiamo creato i Pokémon Unite. Allora, mi fa piacere che ci sia molta gente che apprezza Unite, però io il MOBA non riesco a sopportarlo. Cioè, proprio il genere di gioco. Infatti non gioco neanche a LoL, a Dota, nulla. L'ho provato Unite, è carino, però è proprio il genere MOBA che non fa per me. Evento tira segno utilizzabile senza costo fino a 100 volte. È un'ottima occasione per avere gli Holloware popolari come Pikachu e Cinderace. Ok, bene. E ora? Ok, quindi probabilmente adesso i DLC. Ecco la prima unità di Paldea per Master X. Nemipon, ok. No, per pensavo ai DLC invece, ok. Pokémon Masters, come predetto. Le unità con questo ruolo sono specializzate negli attacchi veloci. Con l'aggiunta di nuovi ruoli come questo, le lotte in Pokémon Masters continueranno a evolversi. Il Master Party con permessi di Nemi e Paumot avrà inizio dopo questa live. Ricordati di andare a dare un'occhiata. Dal 9 agosto, un nuovo evento speciale per festeggiare il debutto di Nemi. Lottate contro Nemi che diventerà più forte giorno dopo giorno per ottenere gemme. A partire dal 16 agosto arriveranno Victor e Spectrier. Ok, almeno adesso so anche come si chiama il protagonista di Victor. Per festeggiare le presence potete ricevere 3000 gemme in regalo dopo la fine del video. Tatsugiri, questo è Pokémon Caffè. Sì, la grafica è quella. Pokémon Cafe Remix. What's this? The newest dish at the cafe. Il caffè è sushi. Sushi? No, wait, it's the mimicry Pokémon Tatsugiri. Now visiting the cafe. Il caffè Pokémon Cafe Remix. Iniziate Tatsugiri forma arcuata, Tatsugiri forma adagiata e forma tesa. Alcuni dei vostri piatti migliori. Potete aggiungere uno di questi tre allo staff. Qual è il vostro Tatsugiri preferito? Io ho lo shiny di quello arancione, che l'ho trovato, no, non su Cafe Mix, ma Jigglypuff Vacanze. Cioè ce l'ho su Scaldate Violetto. 5 chef 5 stelle Vaporeon. Sprigatito, Quacoco e Quaxly are also being featured again in deliveries. Celebrate all this good news with a bonus 11 times express available. Unici consegne express senza costo, disponibile. Giocate a Cafe Remix su Nintendo Switch o su dispositivi mobili. Prossimo. Ok, il TCG. Per Game Boy Color, con poco te dedicare a me aggiornamenti io su Game Boy e Switch online. Nei panni del protagonista cercherete le carte leggendarie e sfiderete allenatori di ogni tipo con le vostre carte. Vincete contro fortissimi avversari e provate a creare il mazzo supremo. E le buone notizie non sono finite, Pokémon Stadium 2, ok. Che è quello che, diciamo prima che avevano predetto. Gym leaders and Elite Four from Pokémon Gold and Pokémon Silver.
Ci sono anche svariati minigiochi. Devo giocare a Scatta Eevee, la centrale di Pichu, Furret dispettosi insieme a un massimo di tre amici. Infatti ora saranno disponibili poco dopo la fine della presentazione. E nient'altro? Pokémon okay. Sleep, a game that makes waking up something to look forward to, was released last month. Ok, Pokémon Sleep. Quando misurate il sonno, i risultati determineranno gli stili di sonno dei Pokémon che troverete addormentati. Potreste incontrare Pokémon con stili di sonno rari. Stile no. Dovete fare dormite e la campione studiate molteplici stili di sonno. Giorno sogni d'oro in caso alcuni facciano fatica a dormire in quelle notti. Non è riuscito a dormire abbastanza anche in quel caso. Mettere il sonno verrà potenziato nelle regioni per farvi incontrare ancora più Pokémon. Ma... ah, ok. Dicevo, si è bloccato, no? Che cavolo, si è fermato lì per tipo 5 secondi, pensavo fosse fermo. Agli ultimi aggiornamenti. Ok. Quindi siamo agli DLC. Quindi nuovi trailer per i DLC. Ok, Paldea. Un'animazione. Ok, figo, nel senso non sono immagini da gioco, è proprio un'animazione anime. Qualcosa che non lascerò andare. Che non cambierà. Cosa che non mi aspettavo. Venti di Paldea, serie animato di... ah, ok. Io pensavo fosse gli LC. The name of the series is Pokémon Paldean Winds. This original story. Questa storia seguirà svariati studenti dell'Accademia nel loro percorso verso la scoperta di sé. Mentre crescono e acquisiscono conoscenze a scuola. Speriamo vi piacerà vedere Paldea prendere vita in questa serie animata. Abbiamo un altro video su Pokémon Scarlet. Oh, questo deve essere DLC, però. Terra Raid di Mewtwo, ok. E di Mew. Mew probabilmente è come si dice, dono misterioso. Tipo sembra un ritorno al film, al primo film dei Pokémon con... c'era la battaglia tra loro due. Mew e Mewtwo, aggiunge Mew alla tua squadra e sfida Mewtwo con l'emblema della forza. Sfidate Mewtwo con l'emblema della forza assoluta. Ok, quello che stavo per leggere. Questi rivali di lunga data portano le loro lotte accanite anche a Paldea. A partire da ora potete aggiungere Mew alla vostra squadra inserendo questa password. Get your Mew, ok. Il tiratipo, la natura e le mosse di ogni Mew saranno diversi.
Divertitevi nelle vostre avventure a Paldea con un Mew davvero unico. Invece il Pokémon leggendario Mewtwo comparirà in uno speciale evento Raid Terra Crystal. Se avete la meglio in questa lotta, potete catturare un Mewtwo con l'emblema della forza assoluta. Se farete partecipare al mio raid contro Mewtwo, preparate qualcosa di speciale, ok? Rimondat, sono note disponibili altri eventi Raid Terra Crystal che vi aiuteranno a sfidare Mewtwo. Collaborate con le vostre tette per sconfiggere Mewtwo. Se avete il programma per il 1° settembre, prima parteciperete ai vari eventi. Infatti, da prima ondata, seconda ondata, poi dopo guardo meglio le date. Ecco degli aggiornamenti sui contenuti scaricabili. Ok, finalmente, scusate ragazzi, finalmente i DLC. Ok, il primo Pokémon leggendario, quello con la maschera. Ok, Trevenant. Seri. Quello di prima era anche Cramorant. Maschera turchese. Ok, Yanma, Poliwhirl. Una forma diversa di Flapple? Cioè, Flapple evoluzione. Ok, poi ci sono i tre altri tre leggendari. Eh sì, è tipo una mela caramellata. Terra tipo. Ah. C'ha il suo terra tipo, tra l'altro. Questo invece è il secondo DLC. Wingbull, Magmar, Beldum. Ok. Ho visto anche Rhyperior, il disco indaco. Sto cercando tutti i dettagli di Pokémon che potrebbero esserci. Ah, oddio. Ok, io pensavo fosse una roba piccola. Poi ci sono i Fossini, Datsumar, Magmortar. Ok, quindi ci sono tipo dei biomi dentro la cosa. E poi c'è il campo di battaglia. No, no, vabbè. Raikou e Cobayon. Cioè, come la... Cos'era Raikou? Cioè, sembrava un dinosauro. Luxio. Questa è la grotta dell'area zero. No, vabbè, dai, volevo sapere cosa c'era. Una leggenda tramandata a Nordivia. L'allenatore di Pantera è l'allenatore all'Istituto Mirtillo. È il tesoro dell'area zero. Esaminiamo con quello che abbiamo appena visto.
Potete scaricare il Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il tesoro dell'area zero. L'avventura si espande oltre i confini di Paldea, alla scoperta di nuovi luoghi. Maschera turchese. Sotto la supervisione di Rea, un insegnante dell'Istituto Mirtillo, parteciperete al viaggio di studio di quest'anno. Al centro di Nordivia si erge un grande monte. La gente vive alla base del monte e coltiva mele nei vasti campi. Pucina! Per Elisai il tempo scorre lentamente in mezzo della ricca natura. A Nordivia incontrerete un'ampia varietà di Pokémon che non è possibile trovare a Paldea. Incontrerete anche due fratelli che studiano all'Istituto Mirtillo. La prepotente Rubra e il fratello minore il mite gentile Riben. Usano una nuova evoluzione, non forma. Diplin. E infatti quello che dicevo. Scoprire tutto il possibile sulla leggenda locale. Dai, tre Pokémon che un tempo salvarono Nordivia da un orco cattivo. Okidogi, Unkidori e Fesandipidi. Considerati degli eroi. A Nordivia, in onore del racconto dei miei amici e dell'orco, ognuno si tiene la festa delle maschere e il villaggio brulica di persone bancarelle. Nessuno può celarsi dietro questa antica storia. Prima di venire a scoprirlo. Ecco una fotografa itinerante in vista al villaggio. Ecco Lifa. Sembra sia alla ricerca di un determinato Pokémon. Fate foto ai Pokémon insieme a Lifa. Aiutatela con la sua missione. Beh, questo è carino. Come cosa? Gioco da caccia all'orco. Un gioco a caccia all'orco. Dovete far scoppiare il pallone d'orco. Ci avrete diventare per diventare più forti. Necessario a far crescere i loro punti base delle statistiche, ok. I mochi del ripristino invece ci dai punti base. C'è anche il nuovo bastone rotto selfie, usato per fare foto con inquadrature più ampie. Fate una pose e donate varietà ai vostri scatti. Vedete questo viaggio di studio nella splendida Nordivia. Storia del selfie? Ah. Speravo che magari fosse una roba inclusa comunque nel gioco, non col DLC. Il preside Bluebert dell'Istituto Mirtillo, una scuola gemellata, vi proporrà di fare uno scambio studentesco. L'obiettivo dove la storia avrà luogo. Si trova quasi completamente sott'acqua. Ah, ok, sott'acqua, ok, così. Settore savana, settore costa, settore canyon e settore ghiacciai. Ok. Tutti gli studenti dell'istituto seguirete nuove lezioni. Sperimenterete una vita scolastica un po' diversa da quella che conoscete. Queste sequenze sono spesso delle lotte che hanno creato un club chiamato Lega Mirtillo. Lemi in breve. Super 4, quindi altri Super 4. Cristosa Rupi. Pyros, o Pyros, come dicono in inglese, Erin. E Aris. Oddio. To battle them, you'll first need to take on their elite trials.
Super 4. Il vostro corale di Mirado potrà volare liberamente per un po'. Ok, quindi volo libero, non planata. Festa scolastica di studio meteorologico è il Club Lega. Come vedi, questa è la stanza del Club Lega. Ha persino una stanza dedicata che potete decorare a piacimento. Ok, carino come cosa. E scoprire nuovi modi di divertirvi. Ad esempio cambiando il modo di lanciare una Pokéball. A un certo punto avete la possibilità di invitare gli allenatori da Paldea in veste di tutor. Con loro per conoscere di meglio e per lottare. Infine l'avventura vi riporterà a Paldea. Dove sarà il tesoro dell'area zero. Ovviamente non ci diranno nulla. Non vediate l'ora di avventurarvi oltre i confini di Paldea. Che ve ne pare? Allora, data di uscita 13 settembre, quindi abbastanza vicino. Beh, perché a settembre non è più estate. Spero di divertirti nella vostra avventura a Norrivia. Fine di nuovi incontri. Ultimo annuncio? No. Ok, niente annuncio finale. Ok. Ok, titoli di coda, quindi ci siamo. Io però voglio vedere... That was Pokémon Scarlet and Pokémon Violet's DLC. Voglio vedere Treasure of Area Zero. We hope you look forward i leggendari. To adventuring beyond Paldea's borders. Allora, questo qua è quello ad appunto quello nuovo degli LC. No, ho sbagliato. Un punto e virgola, vado indietro. Allora, questo Cobayon è mi piace perché c'è un po'. Perché è tipo azzurro, quindi c'è un po' quella similitudine Cobalion, blu cobalto, quindi ci sta. Figo anche che c'ha quelle corna lunghissime. Però Raikou, mannaggia miseria. Cioè, sembra. Boh, un dinosauro a collo lungo. Ah. Non che sia molto convinto di questa forma qua, però. Però Cobalion lo vedo invece un modo molto figo. Poi vabbè, ho visto anche che c'era anche Eplin, la terza evoluzione di Eplin, perché faceva Flapple, Appletoon, e quindi c'è anche quella nuova, che adesso non la trovo. Eccolo qua. Com'è si chiamava? Diplin. Cioè, ci sta. Hanno messo il concetto di mela caramellata. Boh, sembra... Vabbè, il DLC mi sembra promettente. Anche il fatto di che puoi anche metterti a volare qua, fa vedere. Cioè, questa cosa qua che puoi volare liberamente è una cosa che mi aspettavo nel gioco, cioè non soltanto che planavi, però è una cosa che ci può stare. Spero che comunque se prendi DLC ci sarà anche che lo puoi portare sul gioco di base. Ma invece quello che faceva vedere del tesoro dell'area 0 qua. Vediamo bene le foto. Ok, questa è l'area 0. C'è un Kirlia e un Luxio. Poi ci sono dei tizi.
La fa vedere che scendono nella grotta. Non vedo niente di strano. Ah, questa. Ok. Questa è l'area dove ci sono tipo. C'è Eroe Ferreo e anche l'altro High Dragon, quello del futuro. Ok, quindi è qualcosa che è concentrato su questa parte qua nascosta. Queste invece sono le rocce che ci sono nella zona del boss finale. Ops. Ok, c'è un tizio con lui che non mi ricordo come si chiama. Cyclazar. Poi andando avanti lentamente, cos'è che c'è qua? Questo non riesco a riconoscerlo. È qualcosa che forse c'è nella mappa. Cioè c'è nella mappa nel senso che si trova da qualche parte. Adesso però non mi ricordo. Ovviamente qua c'è un percorso con una figura umana di riferimento. Della grandezza probabilmente. Oh, troppo veloce. Poi qua c'è un esagono. Questi sono scarabocchi. C'è una sola specie di corona qua. Boh, questo probabilmente non mi dice niente. Foto di due tizi. Che non so chi sono. Vado avanti un attimo frame per frame così almeno riesco a vedere bene. Questa invece è l'immagine che c'è sugli appunti. Che mi ricordo che era qualcosa, un riferimento tipo a una divinità, se non sbaglio, cinese. Con la forma di tartaruga. Che doveva essere parte quello del DLC dell'isola Indaco. E poi ovviamente c'è lo zoom in nell'area zero. Che però non ci fanno vedere niente. Ah, aspetta un attimo. Esagono. Poi c'era questo simbolino qua. Adesso l'ho notato. Fatemi un attimo prendere due secondi. Così almeno c'ho, per non fare avanti e indietro, c'ho le immagini di riferimento sulla copertina. È lo stesso simbolo che c'è, se si riesce a vedere. Dovrebbe essere questo. Anzi, faccio così, faccio zoom. È lo stesso simbolo che c'è qua. Se la metto a fuoco. Quindi non so esattamente cosa può significare. Però c'è l'esagono, c'è poi questo simbolo qua. Guardate che qua sulla copertina è tipo aperto e fa un arco sopra. Invece qua sembra tipo come se fosse una clessidra, cioè due triangoli messi uno sopra l'altro con due zeri di fianco. Non lo so, sembra un po' una roba un po' strana. Però è intrigante, vorrei sapere cosa stanno queste cose. Vabbè. Comunque, ragazzi, abbiamo finito il video. È stato molto interessante. Io per ordine del DLC non l'ho ancora fatto. Però potrei già farlo tra poco, dato che comunque uscirà il 13 settembre e comunque sono già propenso a prenderlo. E va bene, è stato molto interessante, ovviamente ci sono stati tutti gli aggiornamenti sui giochi, per magari chi si sta sintonizzando adesso, ci sono stati tutti gli aggiornamenti di eventi, contenuti nuovi, vabbè, hanno riconfermato l'uscita di Pokémon TCG, ok, perché è Trading Card Game,
Invece dico TCC, ma non è giusto, è TCG. Quello sarà interessante e pensavo magari di aspettarmi qualche tipo di giochi di prima gen, ma a quanto pare no, soltanto quello. E niente, dai, sono più puntato appunto per i DLC, quello mi interessa. E ci sono ancora alcune cose misteriose che appunto non hanno ancora detto nulla, hanno lasciato così col cliffhanger, giustamente. Probabilmente ci saranno altri video promozionali o di annuncio, di trailer più avanti, prima dell'uscita. E niente, tutto qua. Bene ragazzi, grazie a tutti quanti per essere venuti da noi, da Pokémon Go d'Italia. Noi ci vediamo alla prossima live e dovremmo riprendere a fare le live di Pokémon Go e di Pokémon Scarlatto e Violetto con anche dei giveaway di sceni, perché abbiamo anche un po' di sceni da giveare. Abbiamo anche gli sceni leggendari trovati sui remake di Diamante e Perla, che ovviamente quelli trasportabili su Scarlatto e Violetto si possono scambiare, possiamo giveare. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi e buona continuazione, buon Ferragosto che sarà la settimana prossima.